Quaderni dell'Alpago vi dà il benvenuto a questo nuovo appuntamento. Una progettualità interessante vede coinvolti Università di Padova e Comune di Alpago che stanno valutando la possibilità di usufruire di un immobile sito nella località di Spert allo scopo di ospitare dei corsi universitari. Vediamo assieme di che cosa si tratta. Si tratta delle ex scuole elementari poi diventate scuole medie Spert. Si tratta di un fabbricato che è stato recentemente oggetto di un importante intervento finanziato attraverso i fondi europei di circa 500.000 euro, con il quale è stato praticamente eseguito l'efficientamento energetico, quindi è stato fatto il tetto nuovo, il nuovo cappotto ed è stata anche installata una caldaia a biomassa ad alto rendimento. Come mai questo edificio vede interessata l'Università di Padova e il Comune di Alpago? Il Comune ha avuto tempo fa, qualche mese fa, un contatto assieme all'Università e da questo contatto è nata la volontà di fare un sopralluogo per capire se questa struttura ha le caratteristiche per poter ospitare l'Università in determinati aspetti. Per esempio, potremmo organizzare corsi estivi durante l'anno, potremmo anche durante l'anno scolastico e non solo durante il periodo estivo organizzare anche dei corsi con le diverse facoltà, tutti corsi che hanno attinenza con il tema montagna. Si è dimostrata interessata all'Università di Padova? Assolutamente sì. Nell'incontro che si è tenuto la settimana scorsa abbiamo avuto anche l'opportunità di avere con noi il direttore del nostro GAL, Prealpi Dolomiti, che ha un po' fatto il quadro generale di riferimento anche per quello che può essere un rapporto di collaborazione tra istituzioni e mondo universitario. Abbiamo avuto il presidente del consorzio turistico Alpago Cansiglio che ha fornito all'università i dati relativi alla ricettività e ai collegamenti tra Spert e Belluno e Vittorio Veneto, che sono i nostri due poli un po' più importanti, e abbiamo avuto anche la possibilità di discutere assieme agli altri sindaci, rappresenta il sindaco di Chies, della possibilità che c'è per il territorio alpagoto di sfruttare al massimo questa grandissima opportunità che deriva da una collaborazione stabile e permanente con il mondo universitario. Quali facoltà sarebbero interessate? L'Università ha proposto di non limitare ad una facoltà solamente, ma di estendere a tutto l'Ateneo la possibilità di usufruire di questa struttura per fare dei corsi che hanno attinenza con il tema della montagna. Quindi non solo un'università di scienze forestali, che per esempio sarebbe quella che si addice un po' di più al luogo, ma a tutte le facoltà che possono avere qualche corso che fa riferimento alle problematiche e agli aspetti che tutti i giorni noi attraversiamo e che viviamo in questa zona. Potrebbero esserci ricadute importanti per l'intero territorio? Sì, la prima ricaduta è essenzialmente quella relativa al fatto che potremmo avere a Spert comunque anche durante i periodi che non sono cosiddetti caldi dal punto di vista turistico, comunque potremmo avere sempre gente e potremmo avere una ricettività anche in periodi diversi rispetto a quelli soliti, classici, usuali. L'altra cosa è che sicuramente potremmo per il nostro comune, per tutto il territorio alpagoto, ma per tutto il territorio della provincia di Belluno, avere un collegamento fisso assieme all'università per discutere e per affrontare certe problematiche. Vi siete dati delle scadenze per valutare la fattibilità di questa cosa? Certo, ai primi di gennaio adesso stiamo preparando un piccolo dossier con tutto quello che abbiamo detto durante questo incontro e i primi di gennaio questo dossier verrà posto sopra la tavola della rettrice e che quindi valuterà assieme al consiglio universitario la possibilità o meno di attivare una sede secondaria presso la scuola di Spert. In comune di Alpago da alcuni giorni sono in corso lavori volti alla manutenzione e messa in sicurezza di alcune opere presenti sul territorio. Ad essere interessati sono i centri abitati di Cornei e Farra d'Alpago.
Si tratta di un intervento per la pulizia dei tombotti e dei canali di Farra del Pago, perché dopo gli eventi atmosferici alluvionali del 5 e 6 dicembre 2020, che hanno interessato tutto l'abitato di Cornei, Puosse e Farra del Pago, l'amministrazione comunale, in collaborazione con il Genio Civile e i servizi forestali, ha messo in atto una serie di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per il nostro territorio. Oggi ci troviamo qui a Farra del Pago, dove è iniziata la parte di pulizia dei tombotti, dei canali, come abbiamo detto prima. Come si è strutturato l'intervento? Si è strutturato in tre fasi ben distinte. La prima, con un'analisi di ispezioni dei canali a cielo aperto e di video ispezioni per quanto riguarda la parte dei tombotti. La risultanza di queste attività ha portato sì alla conoscenza di tutti noi che all'interno i canali erano ostruiti da una serie di detriti che si sono accumulati nel corso del tempo. L'accumularsi dei detriti è dovuta anche dal fatto che negli ultimi 50 anni non è mai stata fatta un'azione così incisiva di pulizia dei tombotti. È stata poi individuata una mappa con l'indicazione delle varie priorità in cui andare ad agire. Abbiamo in un secondo momento contattato le ditte, selezionato le ditte, abbiamo fatto un incontro per coordinarci sulle attività da fare e poi per ultimo siamo intervenuti con mezzi specializzati e strutturati per questa tipologia di intervento. Recentemente la Giunta Comunale ha deciso di stanziare ulteriori soldi per queste attività. 50.000 euro erano stati frutto del primo stanziamento, sono stati stanziati altri 40.000 euro per completare alcune opere di asfaltatura sulla parte sovrastante i tombotti qui nel comune di Farra del Pago e anche per intervenire con la stessa metodologia nella parte di Cornei. A Cornei abbiamo operato con la stessa metodologia, per cui ispezioni e video ispezioni dei canali e dei tombotti. Stiamo intervenendo in questi giorni per quanto riguarda la pulizia dei canali a cielo aperto e, se il clima ce lo permetterà, nei prossimi giorni andremo ad agire anche a intervenire nei tombotti per la pulizia. Siamo consapevoli che l'evento del 5 e 6 dicembre del 2020 ha avuto una portata d'acqua che è stata ritenuta superiore a quella dell'alluvione del 1966. Siamo quindi estremamente convinti che dobbiamo agire sempre più in ambito manutenzione e interventi per quanto riguarda la salvaguardia del nostro territorio e la salvaguardia dell'aspetto idrogeologico. Siamo anche consapevoli che nei prossimi anni dovremo sempre affrontare eventi atmosferici così estremi e che danni potrebbero essere ancora frequenti. È quindi responsabilità nostra, intento nostro, intervenire sempre in ambito manutenzione, anche straordinaria, per la salvaguardia del nostro territorio, in modo tale da mitigare il più possibile gli effetti dovuti a questi eventi catastrofici. A questo si affiancherà anche una nuova pianificazione urbanistica che tenga conto che noi sì, viviamo in un territorio che è stupendo, ma è altrettanto fragile. Il consumo eccessivo del suolo non è più compatibile con i principi di sostenibilità ambientale e sociale. In tema di manutenzione ambientale e di programmazione urbanistica è quindi necessario e indispensabile avere cura e rispetto del nostro territorio per noi stessi e per le generazioni future. Nel servizio precedente l'assessore Dazzi ha fatto riferimento alle giornate del 5 e 6 dicembre del 2020 che gli abitanti della Conca Alpagota ben ricordano. Gli eventi alluvionali che si verificarono in quei giorni causarono danni e disagi che si protraggono ancora oggi. Basti ricordare che la casa di riposo non ha ancora potuto riaprire le porte ai suoi ospiti e operatori, costretti ad essere accolti in altre strutture della provincia. L'amministrazione del Comune di Alpago, in collaborazione con l'assessore regionale Bottacin e le direzioni del Genio Civile e dei Servizi Forestali, ha organizzato un incontro con la popolazione per illustrare gli interventi fatti, quelli in corso d'opera e quelli programmati e finanziati. L'assessore regionale ha messo in evidenza in modo particolare l'eccezionalità degli eventi di quei giorni. Sono partito dai numeri, dai dati, dalla registrazione delle precipitazioni piovose
perché a volte ho sentito dire basta che piova e succede un problema. L'anno scorso qui in Alpago ci sono state delle precipitazioni che nei 35 anni precedenti non erano mai accadute, non erano accadute in occasione di Vaia, non erano accadute in occasione dell'evento del 2010 quando mezzo Veneto si allagò, non erano mai accadute negli ultimi 35 anni. Quindi qui è accaduto un evento eccezionale che ha creato dei problemi, si è intervenuti subito, si sta intervenendo e si stanno facendo progettazioni per altri ulteriori interventi. Oggi il sindaco ci ha invitato e ha presentato alcuni di questi interventi, stiamo parlando di oltre 30 milioni di euro che vengono investiti su questo territorio per garantire il ripristino ma soprattutto il miglioramento della sicurezza. Numerosi gli interventi illustrati nel corso della serata, durante la quale sono state date indicazioni sulle aree di intervento, sui tempi di realizzazione e sui costi delle opere. È stata fatta una sintesi perché sono stati rappresentati, elencati dal Genio Civile, dai servizi forestali, dal Comune, gli interventi principali ovviamente, perché abbiamo intenzione di attivare, oltre a quelli già attivati, decine e decine di cantieri, quindi era impossibile entrare nel merito di ogni singolo intervento, perché si va da interventi molto grossi, come quello previsto per sistemare la zona industriale di Paludi, fino a interventi molto più piccoli, ma ugualmente importanti, che ovviamente non potevano essere elencati nel dettaglio. L'incontro con la popolazione di sabato scorso racchiudeva in sé diversi obiettivi. Oltre ad informare la cittadinanza in modo dettagliato su quali e quante sono le opere in atto e in corso di programmazione, serate come questa sono volte ad aumentare il rapporto e lo scambio fra i cittadini e le istituzioni coinvolte attraverso il confronto fra la popolazione e gli amministratori chiamati a rispondere sulle esigenze del territorio. Sì, assolutamente sì, servono uno da un lato per accogliere segnalazioni che magari possono anche sfuggire, dall'altro per garantire questo collegamento fra amministrazione pubblica e cittadini e dall'altro anche per spiegare ai cittadini cosa si sta facendo. Oggi abbiamo parlato di opere di difesa del suolo, sono opere che nella maggior parte dei casi vengono realizzate al di fuori dei centri abitati e quindi non sono visibili, ma che sono importanti per mettere in sicurezza i centri abitati, per cui è anche corretto che i cittadini sappiano dove vanno a finire i soldi delle loro tasse, come vengono spesi, come vengono investiti e come ci si sta muovendo per cercare di garantire il miglioramento della sicurezza dei cittadini.